Il presidente della SAV, Sorveglianza Aerea Veneta, Marcello Colombo, è orgoglioso nel rendere noti i progressi fatti durante quest'anno dall'organizzazione. Il 2023 è stato un anno proficuo per il numero di iscritti a questa organizzazione di volontariato che ha visto nascere nuove attività e altre prendere maggior forma. Fondamentale è il servizio fornito dall'Academy, frequentata in vista del conseguimento delle autorizzazioni per poter volare con il drone in sicurezza e in regola con le norme. Gli iscritti hanno preso confidenza con il loro mezzo in scenari molto diversi tra loro, proprio in vista delle collaborazioni che andranno a configurarsi nel prossimo futuro in seno alla Protezione Civile Veneta, progetto questo che si perfezionerà nei primi mesi del 2024. Nell'anno appena trascorso sono nate importanti sinergie con la Protezione Civile di Chioggia, con l'Associazione Nazionale Bersaglieri di Chioggia e di Porto Maggiore Ferrara, in vista altre sinergie con altre sezioni tra i bersaglieri, ma anche con altre attività associative, quale quella dei carabinieri. Il 2024 darà la possibilità alla SAV anche di dare vita a uno dei più importanti ed ambiziosi progetti dell'associazione per il salvamento a mare con il drone. Si stanno ultimando le ultime documentazioni necessarie da inviare ad ENAC, al Comune e alla Capitaneria di Porto. Mancano pochi passi e quest'estate il litorale di Sottomarina avrà un nuovo servizio in aggiunta per la sicurezza del bagnante, da vantare e sfoggiare con orgoglio a livello nazionale. Con l'augurio più sincero che possiate concludere questo anno in felicità e serenità con le persone più care e che possiate iniziare questo 2024 con una meravigliosa forza che vi accompagnerà e sosterrà durante quelle giornate difficili e faticose. Un saluto a tutti e vi auguro di trovare sempre cieli sereni nelle vostre rotte giornaliere. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.